che ha dato il presidente Totti qua dentro, che non si fa campagna elettorale. Prima di tutto bisognerebbe un po' capire, per come l'approcciamo, perché si chiama autonomia differenziata e perché era stata pensata così, nel senso che ogni regione aveva la possibilità di chiedere una maggiore autonomia sulle cose che sapeva fare meglio. E su questo, diciamo, non sono d'accordo con quello che dice il consigliere Ardenti, nel senso che noi prendiamo tutto e poi vediamo se ce la facciamo. No. Perché l'Emilia-Romagna ha fatto un lavoro molto attento sui temi delle politiche per l'occupazione? Perché l'Emilia-Romagna ha un tessuto economico abbastanza conosciuto a livello mondiale e... vedo che l'assessore mi sta suggerendo qualcosa, però sul tema delle politiche di occupazione e il tema dei distretti, in cui alcune specificità del modello occupazionale funzionavano. Noi abbiamo alcune specificità, se sì quali, la prima che c'è è quella che noi cerchiamo di porre, che è quella della portualità, che è un tema che è rimasto, diciamo così, piuttosto a latere della discussione alla base, e poi sul resto abbiamo delle criticità su cui forse noi dovremmo esercitare una riflessione più ampia. Per questo penso che la fretta sia cattiva consigliera, e anche, diciamo, il copiare quello che gli altri hanno fatto sia un errore di metodo. Nel senso che io ho avuto modo di partecipare a alcuni tavoli, ho portato alcune mie osservazioni, critiche rispetto ai temi di carattere ambientale e di governo del territorio, su cui poi tornerò, ma più generale mi pare che si sia creato un meccanismo per cui si sia visto cosa si è fatto dalle altre parti, in alcuni casi si sono, diciamo, copiati interi pezzi delle preintese, e si sia visto se funzionano di là, funzionano anche di qua, ma non è detto. Io faccio alcuni esempi. Penso che noi dovremo guardare con maggiore cautela, sia dal punto di vista della nostra capacità e della nostra dimensione, i temi del governo del territorio. Nel senso che mi perplime molto il fatto che si chieda una competenza esclusiva su temi di distanze, sul tema delle sovrintendenze, sui temi paesaggistici e anche su temi di carattere di demanio marittimo, con delle innovazioni che sconsiglio, diciamo, di portare avanti fino in fondo. Mi sembra abbastanza singolare chiedere la possibilità di mettere dei diritti di superficie sui beni marittimi trasferiti, perché, diciamo, su questo probabilmente dovremmo andare in una certa direzione. Mi sembra che noi non abbiamo fino in fondo capito quello che ci serve in questo momento sul tema delle politiche ambientali, ad esempio. È stato fatto un riferimento, non c'è l'assessore Gian Pedrone, però l'ha seguito lui, sulla incapacità dei modelli nazionali in tema di gestione delle acque e gestione del ciclo dei rifiuti. E quindi noi chiediamo una grande autonomia anche dal punto di vista delle tariffe per la gestione completa del ciclo delle acque e del ciclo dei rifiuti. Coraggioso. Se non fosse che noi siamo in una situazione in cui, dal punto di vista del ciclo dei rifiuti, abbiamo una carenza impiantistica abbastanza evidente, e sulla parte del ciclo delle acque abbiamo una serie di procedure comunitarie di cui, diciamo, dovremmo poi in qualche modo rendere conto. Per cui sarebbe utile non andare ad aprire un percorso in cui si chiede di dare a caratterizzare la nostra autonomia differenziata sui temi che noi riteniamo prioritario. Se noi ci presentiamo con una lista della spesa in cui è prioritario tutto, non sarà prioritario nulla. E penso che noi avremo due ragionamenti da fare. Uno è un ragionamento di carattere economico. E il secondo è un tema, diciamo, di aumento dei valori ambientali, perché noi siamo la regione laboratorio di quelli che saranno i cambiamenti climatici e demografici del nostro paese. Siamo la regione più anziana, siamo la regione più esposta ai cambiamenti climatici, dicevo. E
forse noi avremmo bisogno di non forme di mera semplificazione amministrativa, ma di nuovi modelli operativi e gestionali delle dinamiche ambientali. Questo non c'è. C'è anzi un meccanismo in cui anche le valutazioni di impatto ambientale vengono fatte su base regionale e su base nazionale, senza capire che così facendo non semplifichiamo, anzi creiamo l'incertezza. E poi la dico così, essendo uno strumento costituzionale, molte delle cose che sono iscritte dentro questa richiesta di elenco della spesa si potrebbero fare molto bene e senza, diciamo, grandi controindicazioni in tema di semplificazione amministrativa. Nel senso che noi a volte, dato che non riusciamo a riformare e a fare il lavoro per cui il governo, il Parlamento dovrebbe semplificare, chiediamo maggiore autonomia, così ci portiamo il problema in casa e non sappiamo se siamo in grado di risolverlo. Il tema della gestione del ciclo dei rifiuti e le classificazioni della parte finale dei rifiuti è un tema per cui dobbiamo chiedere autonomia, per cui un tipo di rifiuto finale vale fino a Ortonovo e a Piacenza è fatto in una certa maniera? Serve la competenza esclusiva regionale? Secondo me no. Un altro tema su cui, diciamo, invito a fare una riflessione è il tema dell'ERP. Io penso che un cittadino debba godere dei diritti civili e politici e dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale. E che noi abbiamo già gli strumenti per poter garantire, diciamo, le priorità di chi può accedere all'ERP. Ma non è possibile, diciamo, che ci siano 20 modelli di gestione della povertà. Nel senso che se uno è povero a Novi Ligure, che non è ancora in Liguria, ed è povero a Masone, il fatto che lui abbia due sistemi diversi di gestione della propria casa, che è uno dei beni primari garantiti dalla Costituzione, sinceramente mi sembra un modo non per aumentare i diritti, ma per ridurli. Per cui quella parte che mi pare sia stata inserita nelle ultime valutazioni, penso che sia un errore mantenerla fino in fondo. Per cui nello spirito laico, che diciamo dovrebbe contraddistinguere il fatto che non si fa campagna elettorale, io spero che non si faccia dentro e non si faccia neanche fuori, perché non so come dire. È bello essere qui e dire c'è un percorso e tutto, e poi andare fuori a dire che vogliamo i nostri soldi, che tutto, che la Liguria vuole fare come il Veneto, per cui mettiamoci d'accordo, o non facciamo campagna elettorale sempre, ognuno ha la sua possibilità di fare polemica politica. Questa vicenda vada gestita senza la fretta che voi avete inserito nel percorso di confronto con il mondo, lo vive non solo sui libri, come se, diciamo, aver studiato fosse una diminuzio, ma un confronto vivo con quello che è il territorio e come si sta trasformando. Poi la chiudo qui. Mi dispiace che non ci sia il Presidente, però io la dico così. La Liguria è una regione che ha una valenza strategica nazionale e penso che in questo momento noi dovremmo chiedere un grande impegno nazionale su quello che è la regione Liguria e non le dimensioni per poterlo fare. Chiudo con una battuta, un politico, diciamo, della Seconda Repubblica, quando raccontava dei rapporti tra Italia e Cina, diceva che eravamo un po' troppo piccoli e diceva questo, che diciamo con la Cina ci può litigare o ci puoi fare l'amore, ma in entrambi i casi bisogna avere il fisico. La Liguria ce l'ha il fisico per reggere un'autonomia? Secondo me in questo momento no.